Eccoci ad affrontare il discorso del fraseggio sull'accordo minore. In questo caso stavo suonando su un re minore nona undicesima, che è un accordo appunto costruito sulla scala dorica. Quindi in questo caso per minore stiamo parlando della scala di re dorico, che ricordiamo è primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto maggiore, settimo minore. Nell'improvvisazione che avete appena ascoltato suonavo molto liberamente e esclusivamente sulla scala di re dorico, quindi non ho preso note esterne dalla scala di re. Suonavo principalmente intervalli e tutti gli arpeggi costruiti sulla scala, in questo caso dorica. Intervalli, suonavo liberamente intervalli di quarta, di quinta, di sesta, che utilizzo molto spesso. Mi piacciono anche gli intervalli più ampi di settima, tipo questi. Dentro la scala quindi noi abbiamo, ricordiamo, un arpeggio che è un arpeggio costruito a quattro voci, prima, terza, quinta, settima, che si può estendere alla nona e all'undicesima, in questo caso, prima, terza, quinta, settima, nona, undicesima, re minore. Tutti gli intervalli che abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, quindi quarta, quinta, sesta e settima. Andiamo a vedere adesso una serie di frasi molto semplici da sviluppare cercando di articolare la scala minore alternata a questi intervalli. Qui abbiamo un arpeggio minore nona undicesima, torno alla terza minore con questo intervallo ampio, quindi di sesta, alla quinta e risolvo alla nona. Ecco, questo invece è l'utilizzo di due triadi minori costruiti sulla scala dorica, in questo caso re minore e mi minore, quindi triade che va a finire sulla settima minore di re e triade di mi minore. Quindi è importante spostare le stesse frasi dappertutto sulla tastiera. Andiamo a vedere quest'altra frase. Quindi qua di nuovo abbiamo una partenza sulla scala e poi l'arpeggio, un frammento di arpeggio, quindi con la scala senza la sesta. E questo intervallo di nuovo ampio. Vediamo quest'altra costruita con degli intervalli. Qui abbiamo un arpeggio minore settima, quindi questo intervallo di sesta, altra sesta, settima, intervallo di settima, altra settima. Queste sono cose che utilizzo molto spesso nel mio fraseggio, quindi di nuovo. Queste frasi ritmicamente si possono eseguire in tantissimi modi, quindi io posso prendere questa e suonarla magari con le note più lunghe all'inizio e proseguire subito dopo, o viceversa, dipende ovviamente dalla ritmica che abbiamo sotto mentre eseguiamo la frase. Un'altra cosa molto interessante per sviluppare il fraseggio è quello di eseguire ad esempio un arpeggio ascendente e la scala discendente, quindi io parto con un arpeggio a 4-5 voci e torno indietro con la scala. In questo caso posso fare un arpeggio di nona, minore nona, e scendere con la scala.
vediamo lentamente. Quindi adesso vediamo la frase con la partenza di un arpeggio discendente e la scala ascendente. Qua faccio un arpeggio di settima e poi parto dalla nona e proseguo con la scala saltando in questo caso alla nona, quindi faccio un aggiramento della nona e mi ci fermo subito dopo. Vediamola lentamente.